Proseguono serrate le indagini della Procura di Trani per il disastro ferroviario dello scorso 12 luglio, in cui due treni si scontrarono frontalmente, causando la morte di 23 persone ed il ferimento di 50. Dopo gli interrogatori, lunedì dei due capi stazione verranno fatti accertamenti sul coordinamento di Ferrotramviaria. Nelle dichiarazioni che sono state rese dai due capistazione di Andria e Corato, poi secretati dai magistrati, si deve capire il coordinamento centrale e il suo direttore come si siano interfacciati per quanto riguarda i ritardi. E inoltre bisognerà verificare se chi lavora nella centrale si sia reso conto che stava per accadere una tragedia. Ricordiamo che uno dei due capi stazione aveva disconosciuto la firma sul registro con una penna cancellato per quanto riguarda il treno di Andria. Dunque, nelle prossime ore verranno accertati nuovi elementi e verranno sentiti anche i vertici della società concessionaria del tratto incriminato. Mimmo Siena, Speciale News. Passata quasi una settimana dal terribile disastro ferroviario avvenuto sulla tratta Andria-Corato-Bari Nord, in cui due treni si sono scontrati frontalmente, le ferrovie del Gargano hanno fatto chiarezza in merito alla sicurezza del proprio esercizio ferroviario. Le ferrovie, in una nota inviata agli organi di informazione, mettono in evidenza che le loro due linee storiche, la San Severo-Peschici-Callenella e la Foggia-Lucera, entrambe a binario unico, non sono sinonimo di insicurezza, ma è subordinato alle modalità di gestione della circolazione e naturalmente con controllo elettronico rispetto a quanto è avvenuto per ciò che concerne la tragedia di Andria. Le ferrovie del Gargano mettono in evidenza che la sicurezza dell'esercizio ferroviario è affidata agli apparati e al blocco elettrico e non fanno ricadere il gravoso onere della sicurezza unicamente sul fattore umano. Mimmo Siena, Speciale News. Il Comitato Olimpico Internazionale si riunirà per via telefonica martedì per decidere la definitiva esclusione della squadra russa dai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro che cominceranno il prossimo 5 agosto. Il tutto dopo che è stato diffuso il rapporto indipendente della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, in cui ha visto il coinvolgimento dell'intera nazione russa per quanto riguarda le vicende doping, quindi non solo coinvolta la nazionale di atletica leggera. Nel rapporto si mette in evidenza che a capo del sistema di falsificazione dei test antidoping c'era non solo il Ministero dello Sport di Mosca, ma anche i servizi di sicurezza russi. La stessa WADA ha chiesto ufficialmente al CIO di escludere tutte le nazionali russe. Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, si è detto pronto alle più dure sanzioni nei confronti di persone e organismi coinvolti nello scandalo che mina la credibilità e l'integrità dello spirito olimpico. Intanto, per quanto riguarda la vicenda doping, ma per l'Italia, il TAS, il Tribunale Arbitrale e Sportivo, ha deciso di non accogliere la richiesta di sospensiva di Alex Spazzer, ma deciderà nei prossimi giorni se l'atleta potrà partecipare alle Olimpiadi. Immediata è stata la reazione del numero uno del CONI Giovanni Malagò, che ha parlato della decisione del Tribunale Arbitrale e Sportivo intelligente. Ma abbiamo regole e speriamo si decidano in fretta. Mimmo Siena, Speciale News.